Buonasera dalla TG3, abbiamo appena visto le immagini tragiche, terribili, della strage di Kabul, curate nella copertina da Lucia Goracci e da Rodolfo Funaro. Oggi alle 12.10, ora locale, alle 9.40 in Italia, l'auto dei kamikaze, imbottita con 150 kg di esplosivo, si è infilata all'interno del convoglio dei soldati italiani che stava percorrendo una strada centrale di Kabul. Poi l'esplosione. Distrutto il primo mezzo blindato Lince, 4 i soldati, 6 in tutto le vittime, ma 5 i soldati morti sul primo mezzo, danneggiati anche gli altri. E muoiono anche 15 civili afghani, 60 i feriti. Questa è la dinamica del terribile attentato terroristico rivendicato dai talebani, avvenuto questa mattina nel quartiere diplomatico di Kabul, in teoria una delle zone che dovrebbe essere più sicura di altre. Ma noi ci colleghiamo ora in diretta con uno dei nostri inviati, Nico Piro. Allora, quali sono le ultime novità riguardo all'attentato e soprattutto quali sono le condizioni dei feriti? Ma i feriti? 5 delle 6 vittime italiane erano a bordo del primo mezzo blindato Lince, l'esplosione fortissima dell'autobomba ha distrutto il loro mezzo e loro non hanno avuto scampo. La sesta vittima era a bordo del secondo blindato ed erano tutti parà della Folgore. Di loro ci parla ora Valeria Collevecchio. E la notizia dell'attentato in Afghanistan è stata accolta con profondo cordoglio da Benedetto XVI. Il Papa ha assicurato la sua preghiera per le vittime, per i familiari e per tutte le persone coinvolte nella tragedia. Ci ha augurato, ha affermato il portavoce della Santa Sede, che tutto questo sangue alla fine possa essere sostituito dalla pace. E la notizia dell'attentato raggiunge il Presidente della Repubblica Napolitano nel corso della sua visita ufficiale in Giappone. Il Capo dello Stato esprime cordoglio e riconosce per i militari italiani. Alla domanda su un possibile ritiro dei nostri soldati, il Presidente replica, si pone la questione, sarà il Parlamento a discuterne. Ce ne parla il nostro inviato Luciano Fraschetti. Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha espresso stamattina il cordoglio del governo ai vertici dell'esercito, la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e ha ribadito la solidarietà dell'esecutivo ai componenti di una missione impegnata, dice la nota di Palazzo Chigi, a sostegno della democrazia e della libertà. Un minuto di silenzio e sedute sospese per lutto in Parlamento. I presidenti delle Camere esprimono cordoglio e, parlando di eroi caduti per difendere la libertà e la democrazia, nessun dubbio sulla missione, dice Schifani. Anche i ministri La Russa e Frattini assicurano il tributo di sangue pesante, ma la missione va avanti. Ma Bossi torna a parlare di ritiro. Ce ne parla ora Pierluca Terzulli. Cordoglio e vicinanza ai militari italiani è stata espressa da tutte le forze politiche. Italia dei Valori e Sinistra Radicale pongono però la questione del ritiro delle truppe. Rinviata intanto al 3 ottobre la manifestazione per la libertà di informazione che si sarebbe dovuto svolgere sabato a Roma. Ce ne parla ora Nadia Zikowski. L'attentato di oggi avviene in un momento estremamente delicato. La contestata rielezione di Hamid Karzai non sembra aver pacificato il paese. I voti contestati rallentano l'effettivo insediamento del presidente che, pur di essere rieletto, è dovuto scendere a numerosi compromessi. Da più parti vengono accusati alcuni suoi ministri di corruzione. Gli attacchi terroristici sono quotidiani, coinvolgono civili ed anche militari. Ma di tutto questo ora ci parla Riccardo Chartroux. E torniamo in Italia, dove c'è grande commozione a Siena, nella caserma del 186esimo reggimento Folgore, da dove erano partiti tutti i militari morti nell'attentato di oggi in Afghanistan. E ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Chiara Rossotto. Nelle ultime settimane si sono intensificati gli attacchi contro le truppe NATO e scetticismo sull'efficacia della strategia è stata espressa prima dai vertici militari inglesi e ora in modo sempre più preoccupato anche da quelli americani, che in Afghanistan hanno oltre 20.000 uomini. Il presidente Obama sta considerando se inviare o meno altre truppe nel paese e i vertici militari americani infatti hanno più volte lanciato l'allarme di una possibile irachenizzazione della situazione in Afghanistan. Ci colleghiamo in diretta con la nostra corrispondente da New York, Giovanna Botteri. Passiamo ora alle altre notizie dall'Italia. Il 6 ottobre la consulta inizierà l'esame di legittimità costituzionale sul lodo Alfano, lo scudo giudiziario per le più alte cariche dello Stato. In caso di bocciatura,
L'Avvocatura dello Stato paventa conseguenze irreparabili fino alle dimissioni del Premier, parole che infiammano il dibattito politico. Ce ne parla Danilo Scarrone. È stato presentato un emendamento per estendere il cosiddetto scudo fiscale anche a chi ha procedimenti penali tuttora in corso. Un emendamento che fa ovviamente discutere, ce ne parla Carmen Santoro. E ora torniamo a collegarci con il nostro inviato a Kabul, Nico Piro, dove ovviamente sono momenti drammatici, di grande tensione. Ecco Nico, sappiamo qualcosa di più riguardo alla rivendicazione dell'attentato dei talebani? Sì, qui a Kabul ormai sera inoltrata, si apprendono alcuni nuovi dettagli sulla rivendicazione, una rivendicazione che risponde. Grazie Nico, e quello di oggi è stato il più grave attentato contro le nostre truppe dopo la tragedia di Nasseria di 6 anni fa, nel quale persero la vita 19 persone. Ma vediamo ora il servizio di Gianni Bianco. E torniamo a parlare delle reazioni politiche alla strage di Kabul. Abbiamo sentito che Umberto Bossi è tornato a chiedere il ritiro del contingente italiano e poco fa Silvio Berlusconi, che è arrivato a Bruxelles dove parteciperà al Consiglio europeo straordinario in vista del G20 di Pittsburgh, dice: la nostra missione in Afghanistan è essenziale, ha detto. Siamo in Afghanistan per far crescere la democrazia, siamo convinti, ha però precisato il Premier, che sia meglio per tutti uscire al più presto dall'Afghanistan. Abbiamo parlato con Obama, ha aggiunto Berlusconi, e stiamo concordando un piano. Dipende dalla velocità con la quale sapremo addestrare le forze armate afghane. Ma sentiamo ora le parole del Presidente del Consiglio pronunciate proprio poco fa. E termina qui questa edizione del TG3, la prossima con aggiornamenti sia sulla strage in Afghanistan ma anche sulle altre notizie alle 21, poco prima di Ballarò, che va in onda oggi e non martedì. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.